Buongiorno Napoli. Eccoci qua, 8 minuti dopo le 8, ben ritrovati da Umberto Russo e Umberto Chiariello in diretta da Castel di Sangro per raccontarvi questo ritiro del Napoli. Oggi 1 agosto il Napoli compie 98 anni. Umberto, sono tantissimi messaggi che ci stanno arrivando su tutte le nostre pagine social che vogliono fare proprio auguri al Napoli. Cioè, voi che siete la radio ufficiale, vi prego, dite che ai napoletani, ai ragazzi, ovvio, che portiamo gli auguri. Riportiamo gli auguri di tutti, senza dubbio è giusto che i tifosi ce lo chiedano di rappresentarli, e lo possiamo dire a nome di tutto il popolo azzurro, il popolo napoletano, che non è solo quello della città di Napoli, che pure è tanto folto e appassionato, non è quello della regione Campania, della provincia, della Napoli metropolitana, la regione Campania, ma il popolo mondiale, perché il Napoli ha solo nel mondo occidentale 8 milioni di tifosi e oltre 80 milioni di simpatizzanti. Quindi stiamo parlando di una popolazione intera. Diciamo che è forse proprio la mission più bella, no? Quella che ci attende come radio esclusivista del Napoli, quella di farci portavoce dei messaggi dei tifosi, no? Verso la squadra. Questa è la cosa più, diciamo, e io uso una sola parola. Tu hai usato una parola affascinante, che è una parola correttissima. Io uso invece questo termine: è una sfida esaltante, piena di responsabilità. Sì. Giustamente, il nostro impegno si deve triplicare per venire incontro alle esigenze del tifoso, che è sempre, tra l'altro, molto esigente, giustamente esigente, vuole informazione di qualità, vuole dibattiti di qualità, vuole che gli si offra un prodotto di qualità, come è giusto che sia. Proveremo a dare il massimo possibile, sperando di riuscirci. Per noi è una sfida assolutamente esaltante. Bene, Umberto, credo che sia in collegamento con noi il mio caro amico Sasa Penguin, match analyst. Buongiorno Sasa, ci ascolti? No, non andiamo bene, vai. Buongiorno Umberti, direttore, Umberto, tutti, buongiorno, auguri Napoli, auguri al Napoli. Allora, io ho incontrato Maurizio e Giovanni e gli ho detto, per cortesia, perché qua ci sono due reprobi, fammi una nuova serie, I bastardi dei Colli Aminei, dopo quelli di Pizzo Falcone. Bellissimo. Sì. Cioè, i bastardi di Pizzo Falcone, ieri facciamo... intervistato a Maurizio, a me. Lo so, ieri ho intervistato il Club Napoli Europa, perché Napoli è stato Europa, fatto dopo il Club Napoli Parlamento, c'è ora il Club Napoli Europa. Bellissimo. È intervistato anche Maurizio, che è un appassionato tifoso come pochi, ed è lo scrittore che ormai ci rappresenta nel mondo, tradotto in tutte le lingue del mondo. Benissimo. Beh, benissimo. Allora, Sasa, mettiti subito al lavoro, dai, imbocchiamoci le maniche. Siamo tatticamente pronti. Io ho visto un Napoli notevole, dagli spunti interessantissimi, squadra compatta, aggressiva il giusto, nel senso che non ha giocato in pressing costante, ha alternato momenti di pressing a momenti di attesa, e comunque intensa, che è la parola d'ordine di Antonio Conte. Tu che mi dici? Sì, sono d'accordo, l'intensità è proprio la chiave di questo nuovo Napoli di Antonio Conte. È importante fare alcuni passaggi. Io veramente sono stupito di vedere una squadra che è subito riuscita a mettere tutto quello che l'allenatore voleva. Sono importantissime le parole di Antonio Conte nel post partita, quando dice: questi ragazzi mi stanno dando tutto e non pensavo che in così poco tempo riuscissero a fare quello che gli chiedevo. Io credo che il cambio è totale rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso. L'anno scorso il problema più importante è che gli allenatori ovviamente non,
senza offendere, no, veramente Garcia, Mazzarri e Suna, però non sono riusciti a farsi ascoltare dai ragazzi, perché poi non è giusto dire che magari loro non si sono impegnati oppure pensavano ad altro, perché nel calcio non è quasi mai così, è sempre perché l'allenatore non è bravo ad entrare nella testa dei calciatori. Ieri abbiamo visto una partita vera, una partita importante, e ieri abbiamo visto quali sono le idee e come la squadra è concreta. Abbiamo visto molte verticalizzazioni, come dicevi tu, una squadra compatta sia in fase di possesso ma anche in fase di non possesso. Una squadra che non ha problemi se deve stare un po' più bassa, non ha problemi se deve aspettare l'avversario e non andare a fare subito questa pressione super aggressiva, perché era un po' quello il problema sempre della scorsa stagione, che si ricercava spesso di andare a fare questa fase aggressiva, però non mettendo in conto che poi alle spalle si lasciavano delle praterie e degli spazi. Cosa c'è da dire subito? Prima di tutto è bello, e a me piace il fatto che il Napoli assorbe e difende 5-4-1, un po' il marchio di fabbrica di tutti gli allenatori top in Europa, perché ormai quelli bravi difendono compatti, perché tutte le squadre che, diciamo, la maggior parte delle squadre che incontri sono squadre che hanno sempre delle azioni codificate, quindi se non sei compatto, se non hai reparti stretti e se non tieni conto del fatto che l'avversario ti possa entrare tra le linee, ovviamente ne paghi le spese. Cosa importante da dire è lo sfruttamento sia dei trequartisti che degli esterni di centrocampo, ma anche il nuovo ruolo per i due mediani, perché Anghissà e Lobotka stanno facendo un lavoro diverso rispetto a quello che facevano l'anno scorso. Ma partiamo un attimo dal lavoro che si fa in attacco, perché è molto bello, è già molto sincronizzato il lavoro dei trequartisti, che in questo caso erano, prendiamo sempre la prima squadra, no? Quella quando c'erano Politano e Quaraschelia, quando c'erano Spinazzola e Mazzocchi. Quel movimento è molto interessante. Ora però lì dobbiamo capire una cosa, perché se è una costante, lo capiremo con le partite. Sai che per la mia professione ho bisogno di un numero stabilito di partite, perché dobbiamo capire se sono costanti, sì, certo, o sono cose. Non si può fare un'analisi su poche partite, bisogna avere, esatto, un ciclo di partite per poter verificare una serie di movimenti. Però io c'è una cosa che sto notando che mi sta particolarmente piacendo. Vai. L'interscambio tra diciamo l'esterno di fascia, il quinto, chiamiamolo così, con la terminologia moderna, quando ci si difende con difesa a tre centrali, gli esterni difensivi vengono detti quinti, sì, questo per spiegare alla gente. I quinti, che sono Mazzocchi e Spinazzola in questo precampionato, in attesa di capire il destino di Oliveira e di Lorenzo, se faranno i quinti o se faranno i braccetti difensivi, cosa che comincio a pensare, i quinti giocano, sono le vere ali del Napoli, giocano sui corridoi esterni, sì, lungo la linea, sì, mentre i chiamiamoli trequartisti, cioè Politano e Quaraschelia, giocano dentro al campo. Quaraschelia gioca proprio da 10, sì, in pratica, nei famosi half spaces, sì, però vedo che improvvisamente c'è uno scambio di ruolo. Il quinto entra in campo e il trequartista va sull'esterno, oppure gli si muove alle spalle per dettare lo sfondamento sulla fascia. Spinazzola in questo è abilissimo e crea quelle densità offensive infilandosi nei corridoi intermedi. E sta andando al tiro spesso e volentieri proprio da quelle posizioni. A volte va a fare lui il secondo attaccante centrale. Vero, vero. E crea degli spazi incredibili. Mazzocchi poteva fare due gol da quella posizione, eh? Sì, sì, è vero. Io ti rafforzo anche questo tuo ragionamento aggiungendoci le parole di Conte, quando lui dice
noi andiamo a cacciare la palla, perché ieri parla di cacciare la palla, è importante sempre sottolineare il fatto che il calcio si fa prima senza palla, la fase non può essere fondamentale, poi col pallone. Perché mi va di sottolineare andiamo a cacciare la palla? Perché poi andrebbe aggiunto che invece il Napoli quando ha il pallone va a caccia dello spazio, è proprio quello che stai spiegando tu. E quell'intercambiabilità tra gli esterni di centrocampo e i trequartisti fanno tutto il gioco offensivo. Ma poi ieri, perché prima ti parlavo di Costanti? Perché ieri, per esempio, abbiamo visto un lavoro importante di più di Kvaratskhelia, ma anche qualche volta di Politano, di questi trequartisti che arrivavano fino alla mediana, no? Scendevano per andare a fare gioco. Però dobbiamo capire se lo hanno fatto perché c'era Raspadori e quindi non avevi la possibilità di appoggiarti sulla prima punta, perché dobbiamo mettere anche in conto che ieri come punta avevamo Raspadori, quindi alcune fasi... Il quale ha cucito il gioco però. Ha cucito il gioco però Raspadori ovviamente... Raspadori ha fatto un lavoro... Non ha, no, certo non ti puoi appoggiare fisicamente su, esatto, di lui, bravo, però lui bravo. Sa difendere palla perché ha una complessità fisica, baricentro no, basso, fortissimo. E ti manda in porta ai compagni. C'è stato uno scambio 1-2 con Spinazzola che il Brest ha salvato all'ultimo secondo, stava andando in porta. Esatto, però ovviamente è diverso rispetto a se siete, ad esempio Lukaku, Osimhen, che in qualche uscita... in qualche fase manovrata ti deve appoggiare lungo. Allora dobbiamo capire se quel lavoro che fanno i trequartisti mediane per Raspadori o si farà sempre, perciò prima ti parlavo di Costanti, che dobbiamo capire se viene, se è questa l'idea di calcio. Ma un'altra cosa importante che ti volevo dire, e tu prima lo hai detto, io voglio aggiungere una, cosa. Vai. Sulla quale poi tu mi devi fare l'analisi. Vai. Saranno stati boscaioli, saranno stati in Serie B, saranno stati albanesi, ora francesi, il Napoli non ha preso manco un gol. E questo è da rimarcare. E anzi, in 4 partite di occasioni gol degli avversari, se non arriviamo sulle dita di una mano. Questa è la cosa più importante, secondo me, da rimarcare. Poi dimmi quello che pensavi tu. È assolutamente così, è importante sottolinearlo, perché ricordiamo sempre che al di là delle categorie una partita di calcio, e se tu sbagli qualcosa, io lo dico sempre, se tu non sai costruire bene col pallone le azioni non le fai neanche contro le sagome, quindi è sempre una questione di bravura se non prendi gol o magari se fai qualche gol al di là dell'avversario. E quindi la cosa che ti stavo dicendo prima che è importante è che facendo questo gioco mister Conte ha anche bypassato il problema che ad oggi è il Napoli, perché ad oggi il Napoli ha due mediani, noi possiamo dire che non fanno tanti gol, però lui questa cosa l'ha bypassata prima di tutto perché utilizza questo intercambio, e come hai detto tu prima, per esempio in una partita ieri Mazzocchi poteva fare due gol, è arrivato due volte al punto, quindi bypassi il problema che in questo momento hai dei gol dei centrocampisti. Ma soprattutto lui fa un'altra fase molto importante che fa capire quanto si è aggiornato, che è quella dei terzi di difesa, come si chiamano, braccetti, perché loro vanno a sviluppare completamente il gioco. Ieri Di Lorenzo fa una partita totale. Qual era il nostro dubbio? Che Di Lorenzo non era capace di fare il braccetto, no? Invece lo fa bene e lo fa anche in fase di contesto. Io non ho mai dubitato su questo, perché lui ha una capacità di aggiungersi al centrocampo da centrocampista puro, lui spezza la linea, lui fa quel lavoro che fece l'inventore di questo sistema di gioco, perché noi dobbiamo ricordarci che il vero inventore di questo sistema di gioco è stato Nevio Scala col Parma, quando lui aveva Apolloni e Minotti, difensori centrali, a cui aggiunse un belga semi sconosciuto che è stato dimenticato, ma che è stato l'uomo chiave. Da un budista tattico è uno dei giocatori più importanti della storia, e parlo di Grun, perché Grun faceva il difensore ma in fase di possesso diventava centrocampista puro, perché era un mediano d'origine. E con questo sistema che il Parma di Scala scalò le classifiche, non vinse lo scudetto ma vinse varie coppe, e insegnò un nuovo modo di stare in campo. Vero. L'unica cosa che dobbiamo dire di Di Lorenzo, perché giustamente noi siamo sempre onesti intellettualmente,
dobbiamo aspettarlo per capire come difende contro le squadre brave, perché noi lo abbiamo visto esatto. in fase propositiva, e bravo, dobbiamo capire come assorbe in questo nuovo sistema di gioco. Ma io la cosa importante che vorrei sottolineare ora, che secondo me nessuno in questo momento sta sottolineando, è come il Napoli è cambiato sui calci d'angolo. Perché il Napoli difende... Ah, questa è una notazione interessante, nessuno ne ha parlato. Allora facciamo una cosa, ce la racconti dopo la pubblicità, perché se no quel gran figo del direttore, che a Castel di Sangro sta facendo strane... tiene alto l'onore del nostro editore Isaia. Mi sta rovinando la reputazione il dottore Chiariello. Come devo fare? Io che sono una persona che la gente mi scrive, sei una bella persona, lo intuisce anche dalla tua voce in radio. Mi sta facendo passare uno sciupafemmine, che io non è così assolutamente. io taccio. Lo vedi? Perché un po' sciupafemmine. Non scopriamo gli altarini. Io taccio. Non scopriamo gli altarini. Diamo spazio agli sponsor, che è meglio. Pubblicità tra poco. Resta con noi. La tua estate è con CRC. Rinfrescati con la Summer Edition di Euronics Tufano. Fino al 21 agosto scontiamo l'IVA. Lavatrice Smeg classe A, 10 kg più un biglietto per la partita del Napoli, 369 euro. Condizionatore portatile Hisense 9000 BTU più un biglietto per la partita del Napoli, 269 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2025. Euronics Tufano sconta tutto, persino l'IVA! Stiamo insieme da 3 mesi, ma so già che durerà anni. È affidabile, con lui mi sento serena. Anche l'aria è migliore. Sogni una relazione duratura? Scopri l'estensione di garanzia GRI. Se acquisti un climatizzatore GRI, hai 3 mesi per ottenere 3 anni di garanzia extra. Vai su griitalia.it e goditi 5 anni di garanzia. Carta? Cares, Cares e tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, bobine. Cares, scegli anche tu la carta del cuore. Euronics, un mondo più avanti. CRC, l'estate. Buongiorno Napoli. Eccoci qua, ben ritrovati. Buongiorno Napoli, in diretta da Castel di Sangro. Questa in mattina in compagnia nostra, di me, Alberto Chiariello, c'è anche Sasà Pengue. Ci sei ancora, Sasà? Ci stava raccontando, sì, ci deve raccontare della vicenda dei calci d'angolo. Esatto. Perché, allora, parliamo prima dei calci d'angolo a favore. Ovviamente la prima cosa che ci viene in mente è che, avendo un altro sistema di gioco, di base abbiamo più giocatori strutturati, perché quando di solito giochi a tre, hai 3 difensori con più fisicità, più gli esterni che sono anche loro sempre giocatori fisici. Quindi sui calci d'angolo abbiamo visto quanti centimetri abbiamo messo, Spinazzola, Mazzocchi, ma lo stesso i 3 che salgono, e hai visto quante volte il Napoli è arrivato a colpire di testa, no? Perché in 3 amichevoli siamo andati sempre, a parte per dire buongiorno, ma anche Rafa Marin, poi Ngonghe. E c'è una ricerca veramente perfetta del posizionamento dell'area di rigore. Se andiamo ad analizzare, andiamo a guardare come si muovono i calciatori offensivi nell'area di rigore avversaria, è veramente bello, perché sono tutti in posizione per andare a ricevere il pallone. Ma la cosa che cambia tantissimo rispetto agli anni passati, perché posso dire gli anni passati, è come difendiamo, perché al di là del castelletto, quindi difendiamo a zona, per quelli più attenti, il Napoli ha tutta la squadra in aria. Il Napoli porta tutti i giocatori in aria quando difendiamo, ed è cioè è una cosa strana, perché sono 10 giocatori più il portiere, perché loro fanno questi movimenti, visto che Antonio Conte è maniacale sulle fasi preventive. Questo lo posso dire perché il Napoli sa benissimo cosa fare senza palla, anche quando deve assorbire le transizioni negative. Questa secondo me è la cosa più bella, perciò lui dice
nel post partita, io sono veramente contento che questi ragazzi mi seguono in questo modo, perché il Napoli va benissimo nelle marcature preventive e la stessa cosa lo fa in area di rigore. Ripeto, diciamolo sempre, aspettiamo le costanti, perché magari lo fa contro il Brest e lo ha fatto contro le Levante, ma ad oggi il Napoli difende con tutti i giocatori in area, perché quando parte il pallone sa per certo quelli che devono rimanere in area per andare in zona palla e quelli che dovranno uscire e scappare per andare a recuperare una palla che eventualmente schizzi fuori dall'area di rigore. Questa è una cosa importante, lo fa solo e lo fanno solo gli allenatori che preparano meticolosamente l'eventualità di quella palla che schizza fuori, perché non è sempre facile mettere tutta la squadra in area, no, devi mettere la squadra in area, però poi devono essere pronti i calciatori a schizzare fuori per andare a recuperare quel pallone che eventualmente arrivi al limite dell'area, che sono le palle più pericolose oltre al colpo di testa. Bene, vedi? Ottima analisi, ottima analisi. Vogliamo parlare del gol di Raspadori? Ma che ha fatto? Madonna mia, il gol di Raspadori è folle. A parte che coordinazione tecnica, coordinazione tecnica, senso del gol. È stupendo, ma quello diciamo è quasi banale dirlo, no? Perché lui tatticamente, tecnicamente, un giocatore fantastico, gioca senza alcun problema con entrambi i piedi, lo stop è bello, ma è diciamo è quello che ci aspettiamo da Jack Raspadori. Ma prima lo dicevi tu, no? Quanto è bello quel gioco proprio che deve fare il 9 di Conte, viene dentro, prende palla, apre il gioco sull'esterno, l'esterno che gli regala l'assist, bello, perché Mazzocchi gli fa un ottimo assist e lui fa il gol veramente di del tra l'altro non si fa bello, bello veramente, no, però non si fa notare abbastanza, perché poi le immagini vengono tagliate, esatto. Si vede il cross di Mazzocchi, il passaggio di Mazzocchi molto bello, tutto quanto, però la cosa che non si fa notare è che l'azione nasce da lui. Esatto. È lui che manda nello spazio Mazzocchi, alza la mano chiamando la palla. Mazzocchi alza la testa e vede Jack che si butta nello spazio alle spalle del difensore, alza la mano, dice di dammela. Quindi quello è stato proprio un'azione Raspadori, Mazzocchi, Raspadori, dove lui la crea e chiede il passaggio al compagno, che poi glielo fa bene, lui fa una magia, per carità, però questo fa capire come lui sia abile anche nella partita precedente. La grande apertura su Zerbin, che manda in gol Gonghe, è sua. Lui, bravo, lui gioco. Esatto, vero. No, ma li può fare. Quindi a questo punto che succede? Si vendono sia Simeone che Dira? In questo caso non lo so, però io dico sempre lo stesso, ieri parlavo anche con Marco, ma io penso che alla fine... Vabbè, tu la fai con brutta gente, prima sei un bastardo dei Gogliaminei, insieme a un russo volante, ma te la fai con Marco Giordano, no, Pengue, qui non andiamo bene, Lo so, però dobbiamo dire la verità, grandissimi professionisti, Marco da Napoli sta facendo un lavoro straordinario, sì. Ieri abbiamo avuto l'intervista del rappresentante di MSC Crociere, sì. È stato un momento molto, molto positivo, molto alto, ieri devo dire ha cucito la radiocronaca prima, durante e dopo in maniera esemplare. Cioè, il più bel complimento che ho ricevuto l'ha fatto la persona più critica della terra che io conosca, che è mia moglie, che ha detto: oh, sembravate la Rai. Di quella di un tempo, però veramente lavoro in Italia, cioè, la mano del direttore russo è tosta, tutto. Mamma mia, che senso è tosta, tutto. Fammi sentire. Che sono molto mi preoccupo che hai presente tutto mamma mia, ma attacca la mattina alle 7:30 e la smette la sera a 12:30, non si ferma mai, sì, sta che hanno vista, poi certo. Io non voglio
staccano vista al 100% in tutto e per tutto, e mi fermo lì, basta. Vabbè, ok, parliamo di cosa stavo parlando, di raspatori, parliamo di raspatori, ti salvo. Ma sei io. Fissato, ti salvo io, direttore, ti salvo io. Allora, no, Salva, ti volevo chiedere una cosa. Tu lo vedi, quello con caldo di pazzi, se viene tutto con la giacchetta, tutto precisino. Ma io tutto so, io vengo dal mondo delle istituzioni, dove anche ad agosto, esatto, se c'era un, ma tu non soffri il caldo, questo mi fa impazzire. Tu vai in giacca e cravatta, quella formazione, io quella formazione istituzionale che con orgoglio la porto sempre con me, che diciamo, certo, che bisogna essere sempre bisogna sempre poi il costume importante, ecco, per me l'abito fa il monaco in alcune circostanze. Prendo sempre ad esempio una frase di Aldo Moro, no? Che il 15 agosto era sulla spiaggia con la figlia, e la figlia disse, lui era in giacca e cravatta, facevano 40 gradi, e disse, papà, ma noi siamo al mare, tu sei in giacca e cravatta. Lui disse, io sono il presidente del consiglio, devo stare vestito così, a papà. Quella frase ce l'ho come monito, nel senso che per me bisogna sempre vestirsi in un certo modo decoroso, e quando rappresenti un'azienda a qualsiasi livello devi, secondo me, comportarti così. Quindi la vedo, questa è la mia idea. Sì, poi però non so quale diavoleria abbia nel DNA, lui non suda. Qua siamo a 40 gradi, io sudo pochissimo. Lui non suda, no, niente, sudo, impeccabile, sudo sempre. Mi stresso tanto, questo successo. Ma stresso tanto. No, questa. Facci capire il bianco. Però regge bianco. Bianco, sei rosso, quale bianco? Poi ogni tanto, però nei nostri collegamenti qualche altarino. Ma parliamo di cose. Parliamo di cose più interessanti. Sasà, ti volevo chiedere, ma hai letto l'apertura del Mattino di oggi, che parla di questa possibile clamorosa cessione di Lukaku alla Aston Villa, perché il Chelsea non vuole più aspettare, diciamo, questa querelle del Napoli? Ecco, l'ho letto, sì. Io sono del parere che nel mercato ci siano varie strategie. In questo momento è ovvio che le pressioni sono un po' dappertutto, no? C'è la pressione del Chelsea che vuole sistemare Lukaku, c'è la pressione per esempio del Napoli che vuole sistemare Dybala, ci sta. Io sono sempre del parere che con Lukaku sia quasi tutto fatto, ma secondo me Conte c'è proprio una condizione sine qua non che ha messo, cioè di andare via Osimhen, prendetemi Lukaku. Si sa che nel mercato ci sono delle strategie, quindi io, come sono fatto, io non mi preoccuperei, però ne prendiamo atto e capiamo, vediamo il Napoli come si muoverà, perché quella situazione si men può essere anche un gioco tattico del Chelsea, che dice del Chelsea, muovetevi perché sennò questo me lo vendo, cioè almeno lo stanno mettendo spalle a muro al calciatore, c'è poco da fare. Sì. Questo è quello che penso io, da fruitore, da lettore in questo momento, conoscendo le strategie del mercato, credo che possa essere una percentuale altissima di pressione da parte del Chelsea. Poi Umberto mi può rispondere, può dare anche una mano a ragionare su questa cosa. Tu che pensi, Umberto? Ma io penso che il mercato purtroppo è fatto di tempi. E ci sono i momenti giusti da saper sfruttare, i venti giusti. Per esempio il Napoli per un paio d'anni ha attuato una strategia molto interessante, quella di aspettare per il colpo a centrocampo l'ultimo momento del mercato per sfruttare i saldi di fine stagione. È così che si è portato a casa Anguissà a prezzi ridicoli. È così che poi si portò a casa Dombele, che si è rivelato un giocatore abbastanza inutile, ma che aveva una valutazione altissima, e se si fosse affermato per i mezzi che possedeva, il Napoli aveva fatto un altro affare. E sono strategie di mercato, di saper cogliere il momento giusto. Adesso sono preoccupato, perché Lukaku non può aspettare il 20 agosto e il 30 agosto. E la vicenda Osimhen sta prendendo una piega troppo lunga, e il giocatore non sta aiutando, perché
finché tu mi dici non voglio andare in Arabia, voglio rimanere nel calcio europeo a 25 anni, lo comprendo. Ma se devo leggere che lui non vuole andare al Chelsea e vuole andare a Parigi, non ci sto. A questo punto pigli e parti. Volevi la Premier, te la danno, vai. Non è che ci ostacoli ulteriormente, perché stai diventando un tappo per Napoli, un tappo per una sola bottiglia. Perfetto, noi ti dobbiamo salutare, Salvatore, ovviamente ci sentiamo sicuramente. Hai visto? Ancora come ti controlla? Guarda, io me lo sento proprio sul collo, ti controlla perché non vuole che tu sveli nulla. Noi dobbiamo far conoscere il direttore russo al nostro popolo azzurro, quindi tu ti devi svelare gli altarini. No, ma che puoi svelare gli altarini? Non fammi stare quieto. Umberto, ma stamattina ti sei svegliato, diciamo, ma che ti ho fatto ieri sera? Cioè, andiamo a pranzo tutti i giorni, stiamo lavorando a braccetto. No, stiamo lavorando in simbiosi totale, ci stiamo anche divertendo. Ma perché vuoi portare i problemi a casa? Non ho capito. Voglio dire una cosa, salutarvi. Io l'ho risolto il problema, è in arrosticini, porto a casa gli arrosticini e vengo perdonato e riammesso a casa. Ma tu che stai parlando? Come c'è un tuo macellaio, ragazzi? Questo è fantastico. Deve tornare con la proprietà di una macelleria di Castelvetrano. Esatto. Cioè, non so se rendo lì. Si sente alla porta, buongiorno, questo è Gilberto il macellaio. Bravo, grande macellaio di Roccaraso, che saluto. Per rispondere prima al fatto che il direttore non sude, perché lui essendo un perfezionista sa che il sudore è uno stato mentale, riesce a gestirlo, perché quello sì. È anche il sudore, si può gestire, perché è un perfezionista il direttore. Dai, ci sentiamo presto in questi giorni devi sapere che il suo principale compito è stato fare il cacciatore di gazebo, perché esatto. A Castel di Sangro ci sono folate di vento clamorose, il nostro gazebo è volato via, è stato letteralmente spazzato via dal vento e ci siamo trovati scoperchiati. Lui è andato a caccia di gazebo e ha risolto il problema, c'è niente da fare. Stupendo, va bene, grazie, buona giornata Sasà, buon lavoro.